chiamate Tyler Andaia in streaming, ragazzi. Tyler Andaia in streaming. A posto. No, perché ne vedevo. Sarà un bel match perché Tyler non penso conosca bene il matchup con Wario. Però comunque dovrebbe cavarsela. Anche Andaia è molto bravo. Andaia che tra l'altro ha fatto davvero spettacolo negli ultimi tornei della Jupiter Fight Club, che non sono tornei, sono amichevoli. Cioè noi li chiamiamo, noi tra di noi lo chiamiamo tornei, ma in realtà sono amichevoli che facciamo così. È il Fight Club, infatti. Lo chiamiamo Fight Club e praticamente ha dato spettacolo, perché comunque si è ritagliato prima un quarto e poi un secondo posto. Molto, molto ignoranti. E tra l'altro Andaia era arrivato e al secondo Fight Club dalla Grand Final in winner, quindi ha battuto Danzi. Iniziano subito? Eh sì. Wario e Lucas. Fabuloso. Lucas e Wario, perché dobbiamo dire, Tyler è quella a sinistra. Lucas e Wario. Che arena sceglieranno secondo te? Non ne ho idea, dipende chi vince. Allora, io posso dire, secondo me Andaia dovrebbe puntare su Final Destination o Smash Village. Ah, secondo me Tyler punterà su Smash Village. Sì, che è l'arena dove si trova meglio. Infatti Smash Village. Smash Village è un'arena che va bene a tutte e due, secondo me. Sonic Wario. Chissà. Sta subito a spammare Tyler. Come dovrebbe, comunque. Benissimo. Però c'è da dire che il PK Fire mi sa che va addosso alla moto e non addosso a Wario, in caso. Qui la neutral air entra tutta quanta, 11%. Siamo 11 a 9. No, invece va su Wario. Non è come tanti altri proiettili che invece vanno solo sulla moto. E lascia andare la moto per conto suo, quindi. Non fa male, non è una brutta strategia. Prova ancora il neutral air fast fall, che però non va. Ancora motocicletta. Il gioco di Andai è molto focalizzato, così come quello di qualsiasi Wario dovrebbe esserlo, sulla motocicletta. Va indietro, utilizza di nuovo la motocicletta. Attenzione. F-throw da parte di Wario, vediamo, 29 a 36, prova il fair qui Wario, non va, ancora la moto. Stanno molto studiando in questo gaming. No, semplicemente entrambi penso stanno cercando l'approccio in qualche maniera. Ricordiamo che alla lunga, se dovessero ritrovarsi in una situazione di parità, il vantaggio sarebbe totalmente di Wario. King editore di Lercio.it, dice la voce. Perché? Chi lo sa? Che ho fatto? Chi lo sa? Editore di Lercio. Tyler sta prendendo veramente strada, 88 a 30. Down throw, cerca la break, non va. Va bene, 38 a 101. Sta prendendo veramente strada. Adesso Wario sta avendo qualche difficoltà, però arriva con il command grab a fare qualche danno. Command grab della neutralità. 45, attenzione, diventa 125%. Qui rischia Lucas. Aia, poteva venirsi un po'. Devi dirmi a quale ti riferisci, Loci. Comunque, prova a down smash. Sì, che è appunto, stavo dicendo, il tool grazie al quale teoricamente in situazione di parità Wario passerebbe in vantaggio, ma non più. Quindi adesso siamo praticamente come prima. 140% per Wario, qui l'up throw, sì, fa kill. Allora sta spaccando. TBB Pingu, perché dici cazzate? No, non ho capito a quale si riferisce delle tante, poi più che altro, perché 62 a 8 comunque. Sai, è veramente ottimo. Neutral B, 69% a 8, vediamo. Scende, rischia. Attenzione. Prova a prendere. No, vabbè, quello del PK Fire lasciamo perdere, no? Che qualche proiettile viene preso dalla moto e pensavo anche il PK Fire. Non entra. Vabbè, comunque, neutral air da parte di Wario, ritorniamo al match dopo questa parentesi sul PK Fire. Prova ancora il Fire Wario, si trova molto in difficoltà qui Andaia. Probabilmente sta sentendo la pressione da torneo anche. Perché non lo vedo giocare lucidamente come gioca di solito. Ai Fight Club lo vedo più. Non l'ho mai visto giocare. Tyler però sta veramente tenendo il game. Tenendo distanza Wario. La moto che arriva la vede. Lo colpisce. Attenzione, ci va addosso. Ha provato il fair qui Andaia. È troppo presto la throw. Utilizza il side B, 123% per Lucas, che decide di approcciare con il fire. Attenzione ancora al command grab di B neutral.
lancia di nuovo la motocicletta, che va per... il down smash, però Lucas c'è ancora. È ancora command grab. Però il command grab ora non può fare più di tanto, deve trovare la kill move. Kill move che generalmente, generalmente per Wario la kill move arriva di back air, però non vedo mai approcciare di back air. Attenzione al back throw! E Lucas sopravvive. Sì. Questo, ecco Lucas. Fatto. Adesso a questo punto ancora il vantaggio non è più così pronunciato per Lucas. Vediamo. Lancia ancora la moto, questa volta non lo colpisce. Rischia. Salta dalla moto. Su. Prova il fail, attenzione! Ah, bella vita battere andaia, attenzione perché ora Lucas. C'è il daydream sulla rubata, vediamo. Ci potrebbe essere la ladrata per andaia. Vediamo. Onestamente ho visto Tyler molto molto lucido in questo game, quindi È dura penso per l'Andaia, però onestamente con Wario una scoreggia piazzata bene con la moto potrebbe benissimo. No, l'ha preso, però purtroppo non ha abbastanza knock, perché comunque è una farta a 0%. Presa, sì, back throw. E non no, c'è la no, kill. Non ancora. Lo cerca, ma non lo prende. Ancora back throw. È ancora back throw. Sì, questa kill. Volta ce la fa ovviamente. Va bene, quindi Tyler passa in vantaggio per 1-0 su Andaia. Ricordiamo best of 3 per questi primi match, ovvero il primo che arriva a 2 vince. Dita ad Andaia che in questo gioco non c'è il Gravity Cancel. Questo Andaia, non so cosa sia, ma diciamo. Allora, io la butto là. Presumo che sia una citazione al fatto che Andaia è Diamond, o comunque è un giocatore molto forte di Brawlhalla. Brawlhalla è uno smasher, appunto, è un brawler basato, cioè più o meno con le stesse meccaniche di Smash, diciamo che è basato su quello, gratis su Steam. È in 2D con i personaggi molto fondani, e Generog anche gioca, è un buon giocatore di questo gioco, e penso che il Gravity Cancel sia una tecnica che si impara su Brawlhalla. Comunque siamo tornati, subito la moto va a riprendere un piccolo vantaggio su Lucas e torna a spammare di Cookie Fire. Comunque su Battlefield decide di andare Wario. 42-15, si trova meglio, qui brutta la lettura da parte di Tyler, che sperava probabilmente in una rientrata con roll. Vediamo, 51-27. 51-30. Vediamo. Bella questa Veir che meteora, 58-41. La tilt e prova! La B! Andaia ci cammina dentro e quindi se lo prende tutto, attenzione. Prova l'impennata, non va. Vediamo. 67-74. Ancora i colpacci. Prova la mazzata da baseball e poi da un throw, che poi non è manco da baseball, è una mazza di trovata nel giardino in realtà, però vabbè. Sì, è Nesco con la mazza da baseball. Attenzione, lancia la moto, è bello questo down smash con il quale mette davvero in difficoltà Andaia. Abbiamo superato il tetto dell'80 views, raga, arriviamo a 100, per favore, fatemi sto regalo. Comunque, arriva il neutral air, ancora neutral air, terzo neutral air, no, decide di andare di down air, che però viene bloccato immediatamente da Wario. Prova il command grab, non va, neutral air, 89-27, attenzione! Va a sbattere sulla coda della B, attenzione, ha provato la meteora, non va. Prova il pick fire, prova ancora il back air per uccidere qui Lucas, non riesce. Command grab che riporta in una brutta posizione Lucas, si mette la moto sul board, attenzione, prova la presa. Down throw e connette col fair. Prova il back end nel caso Wario saltasse per uno short hop. Attenzione, ancora down throw. C'è il part per Wario. Se dovesse metterlo a KO sarebbe ancora situazione di semi parità. Vediamo, sì, l'avido up smash. Troppo greedy. Prova la throw. Attenzione, F throw, dovrebbe lanciare la moto. Lo fa, però non lo va a prendere. Attenzione, Andaia qui è spiazzato. Prova il down air, ancora la B, no. Non lo cerca Tyler, La mazzata, attenzione. Vediamo, 131-89. Prova il back air che prende in pieno l'avversario, 101-131. Diventa 112, prova la B! E c'è la meteora! Tyler 2, Andaia 0. E quindi Tyler continua la sua avanzata.
nel winner bracket. Arriva in winner semifinal e lì incontrerà il vincitore tra Mark Forever e Kira. Chissà chi andrà tra Mark Forever e Kira. Chissà, veramente apertissimo. Ottimo game da parte di Kira. Mark Forever. Comunque, ho visto che tipo, abbiamo perso 20 spettatori di botto. Dopo la vittoria di Tyler. 60 infatti. Sì, siamo a 60 così. Signori, bel game. Mamma mia, che game. Lo come... Natalia. Natalia. Sta vincendo contro Simmax. Ragazzi, Loris.